Ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Oggi nuova scenografia. Fatto il salto di qualità con tutti i milioni che guadagno. Scherzo, un telo che avevo. E in questi giorni di quarantena ho rimontato. Detto questo, allora oggi sarò breve. E voglio dare degli spunti a tutti voi, ovviamente, ma in particolare a Daniel, che mi ha chiesto privatamente. Quali sono gli esercizi utili perché lui ha problemi con diciamo lo stretching, l'allargatura della mano sinistra, quindi soprattutto nelle prime posizioni, nei primi tasti, fa fatica. Mi ha detto: "Ma te come fai? A volte si vede nei video che ad esempio l'ultima parte del preludio quando ho fatto sul fretless questa cosa qui." Questo. Meno male che ho fatto così perché so mi toccava fare. E con i fretless mi trovavo meglio in questo modo. Allora, quindi dici come fai a fare insomma, 5 tasti di distanza tra indice e minimo. Allora, non è che io ho una mano particolarmente grande come Morandi, ad esempio. Secondo me è una questione, quando io ho iniziato a suonare basso, che io suonavo poi quando dovevo allargarmi, allora allargavo e utilizzavo altre dita proprio perché per evitare questo. Poi col tempo ho capito che il mio approccio principale è un dito per tasto, quindi ho cominciato a fare questo e a fare le scale usando tutte e quattro le dita. Per arrivare ad avere una buona estensione, diciamo, della mano, che a me oltretutto serve parecchio perché suono il fretless. Innanzitutto ho iniziato a studiare il basso con i tasti proprio come fosse un fretless. Quindi sapete che sul fretless dobbiamo suonare in corrispondenza di dove sarebbero i tasti. Quindi quando suono e studio sul basso fretted, cerco di suonare sempre più vicino possibile al tasto. Anche quando ho da fare appunto allargamenti abbastanza importanti, potrei aiutarmi suonando più centralmente, quindi diminuendo, diciamo, la distanza tra le due dita, però preferisco sempre fare, anche perché poi è diventata un'abitudine, preferisco sempre suonare in questo modo, quindi vicinissimo o sopra la barretta proprio, invece di fare la nota esce uguale, però cerco di suonare appunto qualsiasi cosa faccio sulla barretta. Questo mi aiuta poi quando passo sul basso fretless. Altra cosa, partire dal range, diciamo, medio alto dello strumento con gli esercizi, perché se partite a fare questo subito, parte vi fate male alle mani e secondo è abbastanza complicato. Quindi partire ad esempio dal dodicesimo tasto, quindi lavorare per esempio dal dodicesimo all'ottavo, iniziare a fare questo. Quindi su tutte le corde faccio due toni di distanza. Ho fatto Do, Re con medio e Mi, poi scendo sulla corda di La, Fa, Sol, La, Si
si bemolle, do, re, quindi sempre ottavo, decimo, dodicesimo, ottavo, decimo, dodicesimo. Questo è già un buon esercizio e poi lo potete modificare come volete, quindi... Non importa se non è musicale, qui si tratta esclusivamente di tecnica, quindi... I primi che mi vengano in mente. Pure... Sempre cercando appunto di suonare sulle barrette, o comunque molto vicine alle barrette, anche lentamente. E piano piano poi andare nel range basso. Poi altri esercizi, ad esempio io tuttora quando voglio fare un po' di allenamento, perché poi come tutte le cose non basta svilupparle, vanno mantenute, a mio avviso, poi ci sta che dico una cavolata, però quando sono stato 2 anni senza poter suonare, quando andai a riprendere il basso sembravo un impedito, insomma, come quando un calciatore sta fermo 6 mesi, quando va a giocare non è che c'ha il fiato di quando si è fermato. Quindi secondo me che questo è tutto un discorso di allenamento, quindi non conta tantissimo secondo me la dimensione della mano, quindi che ho visto anche ragazzi, vedo tutti i giorni ragazzi con mani minuscole ma che suonano il basso da paura, magari non riusciranno a fare questo. Ma alla fine chi se ne frega, nel senso suonano meglio di me, quindi non è che sia fondamentale fare questo, fondamentale suonare bene lo strumento. Comunque per esercitarsi, quindi allenare la mano, gli esercizi sono infiniti, ragazzi. Ve ne metto alcuni. I miei preferiti sono, ad esempio, l'utilizzo della scala esatonale, come avevo già fatto vedere in un video prima, qualche settimana fa. È la scala esatonale, quindi avrò, prendiamo quella di Do, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis, La diesis e Do. Se faccio questo pattern, e via via che sempre usando le stesse note, gli stessi pattern, via via che mi avvicino alle note basse la difficoltà aumenta. Oppure un altro dei miei preferiti, qui prova fatto veramente in modo lento perché a farsi male un attimo, state sempre attenti coi dolori, quando sentite dolore è perché o non siete rilassati o perché state lavorando troppo sulla mano, quindi massima scioltezza sia dell'avambraccio che del polso che della mano proprio. E a me piace fare questo. Cosa sto facendo? Parto da Sol, col mignolo suono Sol, poi con il secondo dito, il medio, suono una terza minore sotto, in questo caso dodicesimo, nono tasto, e con il primo dito, con l'indice, il settimo. Quindi 12, 9, 7, 12, 9, 7, 12, 9, 7, 12, 9, 7. Il risultato sarà che
dall'indice al minimo suono una quarta giusta in senso orizzontale, quindi invece di fare questo riesco a fare questo. Posso arrivare anche alla quarta aumentata. Dipende un po' poi da quali sono i vostri obiettivi, come quando si suona a pianoforte, ho un limite e più di quello non è che posso fare più di tanto. Ora non mi ricordo quanto ho di estensione su un pianoforte, ma insomma, più di quello purtroppo non vado. Stesso sul basso, posso esercitarmi quanto voglio, ma il mio limite probabilmente sarà questo. Quindi, rimaniamo un attimo diciamo, sulla quarta in orizzontale. Quindi posso, come sempre, poi variare gli esercizi, fare anche qui le parti. Sono un po' bizzarro musicalmente questo esercizio, però. Pure. Questo. E poi passare ovviamente al range basso, e qui sono cazzi, diciamo. Vedete, anche qui faccio in questo caso le terze maggiori, perché le quarte in questa parte della tastiera è veramente dura, quindi sarebbe. Sono costretto a muovermi, che stando con la mano ferma non ci arrivo. Quindi le terze maggiori, quindi dal Do al La bemolle, quindi terze maggiori discendenti. Ebbè, 5-3-1, 5-3-1, 5-3-1, 5-3-1. Che qui pattern come se piovessero. Questi sono i miei esercizi principali, poi io come sempre invento sul momento, quindi sarebbe assurdo scriverli tutti, però vi do delle indicazioni, vorrei che anche voi magari ne scrivete alcuni, anzi se poi me li mandate vi do questo piccolo compitino, mi fate vedere che avete combinato, ma riguardo alla tecnica, riguardo a tutte le cose, a me fa piacere non correggere, ma diciamo confrontarmi con voi, che siano trascrizioni, che siano analisi di brani, mandatemi tutto quello che volete, ne parliamo insieme serenamente, perché non sono certo il prof che corregge. Io semmai piglio spunto da quello che fate voi, magari vi dico: guarda, io questo l'ho fatto in questo modo, e ci confrontiamo, perché la musica è confronto, la musica è condivisione, non è criticare gli altri e vantarsi di doti particolari che onestamente, modestamente, non ho. Quindi, ragazzi, io Daniel, mi sembra era il nome, spero di averti dato dei suggerimenti utili. Ricordati te, ricordatevi tutti di tenere sempre rilassate entrambe le braccia, entrambi i polsi, entrambe le mani. Vedete, io mi sono spappolato a suonare
questi esercizi, no scherzo, questa è un'altra cosa, però andateci molto cauti perché farsi male un attimo e le tendinite sono brutte, ragazzi. Quindi, per oggi è tutto, vi saluto e rinnovo l'invito a mandare tutto quello che volete a chiedere altrettanto. Ci vediamo al prossimo video.